quest'anno il premio Peppe Natella? Il premio Peppe Natella quest'anno va a Pino Strabioli, un caro amico di papà che venne qui con la Anna Mazzamauro a fare uno spettacolo incantevole. Presenza d'obbligo Peppe Barra. Presenza d'obbligo Peppe Barra, e ci sarà anche una mostra fotografica di tutte le sue facce un po' particolari che ha fatto, diciamo, durante queste edizioni. Una tradizione che si rinnova, quella del Teatro dei Barbuti. Sì, è una tradizione, noi cerchiamo di portarla avanti, diciamo, a testa alta. Di compagnie ce ne sono tante, abbiamo inserito 3 compagnie salernitane che ogni anno comunque cercheremo di diversificare, però Salerno c'è sempre, però cerchiamo di portare anche artisti, altri artisti. Il Teatro dei Barbuti però si allarga, non è più solo quello che va in scena nel Largo dei Barbuti, ma ci sono anche delle piccole appendici intorno. Sì, ci sono delle appendici intorno, adesso stiamo facendo aspettando i Barbuti, e poi con Antonello De Rosa, e poi ci sarà la Notte dei Barbuti che diciamo, come organizzatrice è Brunella Caputo. Ritorna anche quest'anno la Notte dei Barbuti. Sì, ritorna quest'anno la Notte dei Barbuti dopo il successo dell'anno scorso. Sono 5 appuntamenti che verranno distribuiti durante il mese di agosto. Partono il 1 agosto con la Compagnia del Giullare e dell'Itti per Gioco, per poi proseguire il 7 agosto con uno spettacolo, una performance artistica dell'artista Marco Vecchio, Orfeo, variazioni sul mito. Poi il 25 agosto Brigantesse di Edoardo Ricciardelli, e poi Letture in viaggio il 27 agosto, Cattedrale Carver in concerto con Davide Speranza, per finire poi il 28 agosto con la Compagnia dell'Eclissi e La signora e il funzionario di Aldo Nicolai. È anche un momento di raccordo tra diverse compagnie salernitane. Sì, è un modo per mettere insieme compagnie salernitane e anche per unire il teatro con le performance, perché gli spettacoli teatrali sono 3, poi ci sono 2 reading teatralizzati uniti a performance video e artistiche, e quindi all'insegna della contaminazione e dell'innovazione, quindi mettere insieme 2 forme di linguaggio diverse. Si conferma una delle rassegne più longeve che in passato, adesso sta continuando, ha contribuito a rivitalizzare il centro storico salernitano. Il Teatro dei Barbuti è un must della nostra città, è un'iniziativa che si aspetta ogni anno e che ha valorizzato gli aspetti culturali relativi al centro storico, alla presenza della cultura nel centro storico, dello spettacolo nel centro storico, e ha sdoganato finalmente per lunga pezza un luogo urbano cospicuo che è appunto Largo Barbuti. Questo testimonia la possibilità di fare in modo che i luoghi urbani divengano scenari naturali per performance teatrali o artistiche, che dir si voglia. Anche quest'anno il festival si prospetta interessante. Peppe Natella, la presenza di Peppe Natella in qualche modo aleggia nei luoghi e nella memoria di tutti, e ci sono delle presenze costanti, tra le quali ad esempio Peppe Barra che è un affezionato frequentatore del Festival dei Barbuti, è un affezionato frequentatore della nostra città, personaggio poliedrico di grande impatto e che anche quest'anno ci allieterà con le sue performance. Siamo arrivati alla 34esima edizione del premio del festival, e credo che questo testimoni la bontà dell'iniziativa che si ripropone anche quest'anno. Che messaggio invece si sente di dare al nuovo assessore, alla sua nuova collaboratrice, insomma, Tonia Bilbuti? Noi, come si sa, io detenevo la delega alla cultura. Mi sono reso conto che era diventato faticoso, perché di fatto la vita di un sindaco è particolarmente complicata e bisognava corrispondere in attivismo e in capacità di presenza per quanto riguarda la cultura. Io ho sempre sostenuto che Salerno ha generato un grande hardware, se volessimo fare una metafora
tecnologica, cioè la città si è rinnovata, una grande riqualificazione urbana grazie all'azione pervicace, convinta e sostenuta di Enzo De Luca. Ora c'è bisogno di software, il software, uno dei software è la cultura, allora c'era bisogno di una presenza dedicata e continua su questo aspetto. Ci siamo guardati intorno e abbiamo immaginato, anche su indicazione del Partito Socialista, abbiamo chiesto un po', il Partito Socialista ci ha proposto questa figura che credo sia assolutamente adeguata al compito che dovrà svolgere. Naturalmente lo svolgerà in stretto contatto con l'amministrazione, ci mancherebbe altro, con me che le passo il testimone, quindi credo che sarà una presenza utile per la città. Ci saranno anche altri aggiustamenti, mi riferisco davvero Verdi, Moderati, insomma, che porterebbe però anche a rivedere l'assetto attuale, con eventuali uscite dalla Giunta? Noi al momento siamo, non sono alle viste francamente, però noi siamo sempre aperti e collaborativi. Le buone cause, le cause ragionevoli che vengono poste non ci trovano insensibili né chiusi. Se ci sono delle problematiche noi le valuteremo con grande serenità nell'interesse generale della città. E anche gli altri alleati potrebbero essere accontentati, insomma. No, ma qua non si tratta di accontentare nessuno, noi siamo tutti felici e contenti. Non credo che si debba accontentare chi che sia, quindi credo che sia posta male alla domanda.